Cini se ha dato qualche consiglio, qualche raccomandazione a chi la sostituirà da oggi in poi. No, veramente abbiamo solo firmato il passaggio di consegna, gli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del Comune con i revisori, non ci siamo ancora parlati, faremo due chiacchiere sicuramente, ma poi dipenderà da quello che lui vuol sapere, se gli interessa avere qualche informazione su qualche aspetto particolare, io sono disponibile per dare informazioni. Questo comune però è pieno di tranelli per tutti. Un consiglio per, lei ne ha affrontati molti tra l'altro, un consiglio per affrontarli, gestirli, visto che le difficoltà sono molte. Vabbè, io penso che non abbia bisogno di consigli in questo senso, credo che una persona adulta che ha fatto esperienze in ambiti anche con tante persone da gestire, per cui, ripeto, se vorrà avere qualcosa su cui essere informato glielo darò, ma non credo di dovergli dare dei consigli particolari. La chiediamo a Mario Landriscina. C'è invece, ci può svelare prima della vostra chiacchierata se avrà qualche curiosità particolare da sapere da chi ha fatto questi 5 anni di esperienza? Certamente ascolterò, chiederò alcune cose nei limiti del fatto di quello che mi sono accorto, però sono certo che il sindaco Lucini, se dovessi anche aver bisogno nei prossimi giorni o nel prossimo periodo, non si negherà e mi dirà come la pensa sui problemi. Credo che sul piano personale proprio, ma non solo su quello personale, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema relazionale, né tantomeno di scambio di un'eventuale necessità informativa. Quindi sono molto tranquillo di potermi avvalere della sua esperienza maturata in questi 5 anni. Ho predicato tanto in questi mesi sul fatto di ascoltare tutti, e lui è qualcosa di più di tutti, no? In questo momento lascia un'esperienza che comunque sia valutata dalle parti più diverse, merita di essere davvero tanto ascoltata. I tempi non sono semplici, lo sappiamo entrambi, e credo che ognuno abbia portato e porterà il suo pezzo di fardello. Una piccola curiosità, la stazza è diversa, ha già provato la fascia tricolore, l'ha già adeguata, l'ha già provata, si è visto con la fascia? No, non mi sono visto, faccio ancora fatica a entrare nella parte. Non sono ancora timidamente entrato nel suo ufficio, se non sono autorizzato adesso, che ci cambiamo un po' le consegne, come si dice, bisogna entrare in una logica, adesso parlando seriamente, non semplice. Credo che lui possa capirmi, perché ha fatto queste cose prima, quindi saranno le prime domande, così si prepara alle prime domande che gli devo fare, e poi liberamente potrà dirmi in maniera assolutamente informale quello che pensa e quello che avete maliziosamente chiesto prima, ma che non si appellerà. Un'ultima cosa invece a Mario Lucini, comunque è il giorno di Mario Landriscina, però lei saluta dopo 5 anni, il sentimento di oggi che è veramente l'ultimo giorno? È un mix talmente forte che azzera quasi le emozioni, perché si mischiano in modo così potente sia un po' di nostalgia sia un po' di liberazione, che finisco per essere in una situazione un po' anomala e strana, quasi atarassica, per cui si differenzieranno magari nei prossimi giorni queste diverse sensazioni così contrastanti. È chiaro che è un'esperienza che ti rimane dentro certamente in modo importante, per cui me la porterò come patrimonio della mia crescita personale.